Buongiorno Davide Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Caro Davide, allora partiamo dal Corriere della Sera, anche questa mattina, dalla nostra consueta rassegna stampa, che è soprattutto un volo fra le prime pagine dei quotidiani e anche, attenzione, interessantissime pagine interne. C'è un tema che ovviamente si impone, potremmo scegliere qualsiasi giornale, ma insomma Corriere manovra il governo sotto assedio, questa è la sintesi che ne fa il principale quotidiano italiano. Vertice in serata con Conte, lo avete sentito poco fa, si va avanti, ma crescono i dubbi. Di Maio contro Banca Italia, perché ieri fra i vari giudizi negativi è arrivato anche quello oggettivamente sferzante dell'Istituto Centrale, con risposta altrettanto acida da parte del vicepresidente del Consiglio. Allora Davide. Beh, sentite, quando la somma non fa il totale è sbagliato cercare di buttarla in politica, come si dice, di buttarla in caciara. La questione non è solamente il giudizio su alcune tipologie di operazioni e scelte contenute nella manovra, ma proprio sui numeri, cioè non tornano i conti relativamente al punto fondamentale, cioè alla previsione di crescita per il 2019. Evidentemente su quel punto cambia tutto. Ancora ieri esponenti del governo, per esempio Salvini, ha detto potremmo fare anche più del 2%, sì, più o meno, ma se potessimo fare l'8 sarebbe anche meglio, solo che bisogna documentare come si fa quella previsione. Se l'ufficio di bilancio, la Banca d'Italia, la Corte dei Conti, il Fondo Monetario Internazionale, quel conto non gli torna, il governo non deve imporre, deve convincere. Ieri il ministro Savona, mentre tutti dicevano confermiamo, non cambiamo niente, Savona si è messo su una posizione diversa, ha detto se ci sfugge lo spread cambieremo la manovra. Però io credo che bisogna girare la frittata, in realtà è se gli sfugge la manovra sale lo spread e quindi cambiano ancora i costi da pagarsi sul debito pubblico e le previsioni di crescita. Quei numeri vanno messi in ordine senza battere i piedi per terra o protestare contro il destino. Ecco Davide, ieri sera quando è arrivata la notizia della bocciatura anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, era in corso il vertice a Palazzo Chigi. A un certo punto Di Maio e Salvini sono usciti in prossimità di Piazza Colonna per parlare con i giornalisti e hanno detto noi non tradiamo gli italiani, avanti tutta. Allora qualcuno oggi scrive sui giornali che c'è una dimensione spericolata di questo governo, è così, non è così? Loro lo sapevano benissimo che ci sarebbe stato questo giudizio dell'ufficio parlamentare, per la semplice ragione che sono i numeri e null'altro che i numeri. Hanno una linea politica, seguono quello di dire noi andremo avanti comunque, e rispetto a, ad alcune questioni si può anche capire. Rispetto alla matematica, anzi all'aritmetica, non puoi rispondere andremo avanti comunque, e bisogna dimostrare che l'anno con i numeri che l'anno prossimo si può fare l'1,5 e l'1,6% di crescita. In caso contrario, andare avanti significa lanciarsi con grande impeto e con volontà irresoluta su un muro che però si sfascia. Torniamo sulla prima del Corriere della Sera, perché questa mattina troviamo la fotonotizia, la scelta della fotonotizia è di questo angolo della fuori Milano, carabinieri che presidiano la zona di Rogoredo appunto, stanno costruendo un muro a Milano contro gli spacciatori in questa zona, e la foto notizia riguarda appunto dei carabinieri che insomma stanno presidiando la zona dove è in costruzione il muro. Caro Davide, ci racconti cosa pensi di questa scelta, di questa decisione di creare un muro contro gli spacciatori? Dicono che nel boschetto dove si fa lo spaccio a Rogoredo girano 1000 clienti al giorno, 1000 clienti al giorno è una folla. Come c'è questa situazione a Rogoredo e al muro, e quindi oggi la fotonotizia eccetera, in realtà è una situazione che c'è ovunque in Italia. Allora il tema è questo: un reato come lo spaccio di droga, poi se c'hai 1000 clienti lo vedono tutti, pure i vigili urbani per il traffico che c'è per andarci, un reato come lo spaccio di droga non deve innescare un muro perché sia contenuto dall'altra parte. Questi devono stare in galera, cioè il muro se lo devono trovare attorno, e la finestra fatta con le grate si chiama carcere. In Italia non funziona questa roba, perché è stata costruita una legislazione demenziale negli anni, in cui se la dose è minima, se lo spacciatore è anche un consumatore, se è la prima o la seconda volta.
lo spaccio di droga è un reato pericoloso, questa gente deve stare in carcere, non sono i cittadini che devono essere circondati dai muri perché lo spaccio avvenga dall'altra parte, tanto più che appunto dall'altra parte nel caso di Rogoreto affluiscono in mille ogni giorno. Allora Davide, oggi sulla prima pagina del Tempo, ma capeggia anche su altre prime pagine, c'è la foto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli. Toninelli che secondo il Tempo parla del tunnel che non c'è, ma non solo secondo il Tempo, è un dato di fatto, tant'è che il Tempo scrive altro giorno, altra gaffe, quello con la figuraccia di Toninelli ormai è un appuntamento quotidiano, stavolta il ministro delle infrastrutture scivola sul traforo del Brennero, traforo che secondo il Grillino ogni giorno migliaia di imprenditori usano per trasportare principalmente ancora su gomma. Allora, di fronte a che ministro siamo? E vabbè, poi ci può stare uno commette un errore, si è distratto, ha immaginato il traforo. Quello che mi preoccupa di più non è tanto, per carità, non dovrebbe capitare un ministro dei trasporti che pensa a un traforo che non c'è e che i imprenditori ci passano. No, quello che mi colpisce in quella, ho visto la registrazione di questa cosa di Toninelli, è che c'è poi anche un tocco di indignazione per le autorità del Tirolo che ci creano dei problemi a passare su, e quelli che ascoltano naturalmente nel luogo comune ce l'hanno con l'Italia e noi siamo vittime e gli altri ci impediscono pure di passare dal traforo del Brennero perché l'autorità del Tirolo è tutta balle colossali, essenzialmente è, diciamo così, inequivocabilmente perché il traforo non c'è, ma il resto del ragionamento è veramente tossico. Scatta in automatico, guarda, badateci, scatta in automatico, quale che sia poi la materia del contendere, in questo caso una gaffa abbastanza clamorosa che ricorda un altro tunnel. Sì, andiamo piano con i tunnel, andiamo piano, un consiglio generale agli italiani, piano con i tunnel, il leggendario tunnel del Gran Sasso. Cioè vuoi dire che la Gelmini e Toninelli devono uscire fuori dal tunnel? Ma per carità, non mi permetterei mai. No, uscire dal tunnel a proposito. Sono come dire, ai rispettivi lati di un tunnel che non c'è, possiamo trovarlo. A cena insieme, mettiamola direi. Così. Sì. Vi riporto sulla prima del Corriere, ma ci sono altri giornali, è un'annotazione, come dire, quasi a margine, una nota a margine, Davide. Che errore abolire la storia e la maturità, pare che non ci sarà più, siccome non lo faceva nessuno, via il tema, la traccia di storia, la prossima maturità. Andiamo piano con trattare così la storia, ce lo possiamo permettere? No, guardate, questa storia di questione di maturità è mettetela nel tunnel, insieme al tunnel, cioè tutti devono cambiare l'esame di maturità. Non è che la storia la conosciamo meglio se ci sta o non ci sta gli esami di maturità. L'insegnamento della storia in Italia fa schifo e si vede anche, diciamo così, proprio si tocca con mano quando senti parlare nel discorso pubblico. La storia è importantissima, che poi ci sia o non ci sia il tema, questo è un tema di polemica giornalistica e di qualche storico che non sapeva cos'altro dire. Il problema è che gli italiani sono ignoranti in storia e la storia si vendica con gli ignoranti perché ti fa rivivere le stesse tragedie. Oggi a pagina 25 del Corriere della Sera viene riportato il rapporto Censis 2018, calano le persone che cercano notizie sui social, la radio è ritenuta il mezzo più affidabile, questo ci fa notevolmente piacere. Il commento di Davide Giacalone. La radio è ritenuta più affidabile dei cosiddetti social network per più del doppio. Cioè i social network di cui tutti continuiamo a parlare, noi stessi, come il fenomeno eccetera, sono considerati al livello più basso di credibilità. Questo dimostra che molto spesso, diciamo così, la fiducia negli altri è la cosa più importante che c'è su questa terra. La gente capisce, le persone capiscono, le bufale si riconoscono, poi magari qualcuno si appassiona, si diverte. La radio è il mezzo più credibile, io credo questo derivi dal fatto intanto che qui c'è la voce e quindi bisogna dar voce alle idee, e non c'è l'esibizionismo che c'è in televisione e non c'è l'approssimazione talora insopportabile che domina i social network. La radio è un mezzo in crescita, è un mezzo che non ha ragione di essere invidioso di nessuno, perché l'invidia è un sentimento negativo, ci piace tantissimo competere, ci piace anche vincere, ma la cosa più bella è competere, e l'avere vinto come sistema, come mezzo di comunicazione, la competizione dell'affidabilità è una cosa molto importante, ci rende contenti di esserci, ecco. Tanta roba, veramente, molto, perché molto. È un giudizio di qualità, come sì. Sottolineato
dal nostro Davide Giacalone pochi istanti fa. Io aggiungerei all'elenco che ha fatto, assolutamente esauriente, Davide, dei motivi per cui la radio riscuote fiducia nel pubblico, prima ancora che è successo, il fatto che, hai detto bene Davide, c'è la voce, c'è il doverci mettere, naturalmente ciascuno di noi quello che ha, e poi un vecchio mio pallino: non ci sono i canovacci, non ci sono gli autori, non sono i testi scritti. Live, sì. E questo fa la differenza. È una piccola notazione, se volete, anche tecnica, ma in realtà di sostanza. Credo anche che consenta molto la radio alle persone che stanno ad ascoltare di farsi una propria opinione, senza interventi, senza intermediazioni, cioè semplicemente ascoltando. La libertà di farsi un'opinione, secondo me, crea affidabilità nel mezzo che stiamo ascoltando. Posso raccontare un aneddoto? Vai. Davide, Giusy e Fulvio, quando mi è capitato qualche anno fa, nel 2010, di condurre al mattino un programma di Rai 1 chiamato Uno Mattina, andavo a braccio, per il semplice fatto che comunque, facendo la radio, come diceva bene Fulvio, non hai bisogno di canovacci, di scalette, di gobbi. Bene, la cosa che mi ha colpito, non avevo mai verificato, almeno per me era la prima volta, è che gli autori ti mettono un gobbo grande così. Non puoi sfuggire. Per chi non ci stesse vedendo, è fatto insomma tipo 3 metri per 2. Ma la cosa curiosa, Davide, è che se tu non lo leggevi, gli autori si offendevano. Ad un certo punto io andai dall'allora direttore di Rai 1, Mauro Mazza, e gli dissi: scusa Mazza, ma voi mi pagate per leggere un gobbo o mi pagate per fare il mio mestiere? E la cosa è curiosa, perché alla Rai, così come in tante aziende, purtroppo i conduttori non esprimono un talento, se ce l'hanno, poi, perché non è detto che ce l'abbiano, ma in qualche modo sono esecutori di testi scritti da altri. Sì. E comunque rimane la questione di fondo, che qualche volta ti capita di incontrare qualcuno che gli dice: ti ho visto in televisione. Dice: che stavo dicendo? Ma non lo so, ero distratto. Ma però avevi una bella giacca, sì. Quando ti incontrano e dicono: non condivido quello che hai detto questa mattina alla radio, ti viene voglia di dargli un bacio sulla bocca. È vero, il dibattito, la forza del dibattito, anche della civiltà del dibattito, che non va mai dimenticata a proposito di social network. Grazie a Davide Giacalone, appuntamento a domani. Rassegna stampa qui su Nonstop News su RTL 102.5 alle 7.10. Buon lavoro. Grazie a voi, appunto, buona radio a tutti. Una bella iniziativa, perché dal 25 al 28 ottobre a Verona Fiere si terrà la 120esima edizione della Fiera Cavalli, che, come sapete, è il salone mondiale di riferimento per il settore equestre. Vogliamo approfondire questo appuntamento e questa questione con un'esperta del settore e consulente anche di Fiera Cavalli, che è Maria Baleri, che è già collegata con noi. Buona giornata e benvenuta. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, un compleanno importante, perché 120 anni davvero non sono pochi. Magari Maria ci racconta un po' le attese per questa edizione. Le attese per questa edizione sono altissime, perché sono tantissimi gli eventi che abbiamo in programma. Pensate che in 4 giorni ci saranno circa 200 eventi tra gare, competizioni, show, spettacoli, animazioni, per cui è veramente una fiera per tutti, insomma, per gli appassionati del settore ovviamente, ma anche per il pubblico, le famiglie, i bambini che hanno voglia di venire da noi per avvicinarsi per la prima volta al mondo del cavallo, per esempio col battesimo della sella, con Asino Bus, con tutti i laboratori didattici che abbiamo creato per i bambini, o anche solo guardando gli spettacoli e le animazioni che ti avvicinano alle oltre 60 razze che abbiamo a Fiera Cavalli quest'anno. Asino Bus è carinissimo, quindi immagino questi piccoletti che a dorso d'asino vengono spostati da un punto all'altro di Fiera Cavalli. Dottoressa Baleri, esatto. Le chiedo da profondo ignorante in materia, quindi mi denuncio, ed è anche un senso di colpa perché è un universo a cui ti devi avvicinare, devi scegliere. Ma siete proprio voi ignoranti in materia, il nostro pubblico è giusto, migliore, perché è giusto. Attraverso Fiera Cavalli potete imparare a conoscere questo mondo nuovo. Le volevo chiedere però, ecco, anche da ignoranti non si può non essere affascinati, è una sorta di parentesi, dalla bellezza, dalla fierezza assoluta di questo animale, del cavallo. Esatto. Non è molto che noi siamo scesi dal cavallo, insomma, a cavallo, a dorso del cavallo abbiamo fatto tutti la nostra storia, attraverso la caccia, la guerra, il trasporto, per cui è qualcosa che è radicato profondamente nell'uomo. Oggi il cavallo non è forse più un mezzo di trasporto, è un animale che utilizziamo per la compagnia, per lo sport, per il tempo libero. È un animale a cui tutti si possono avvicinare senza problemi, con le dovute precauzioni, ma senza problemi.
Tra l'altro negli anni abbiamo fatto anche la differenza, perché per esempio un cavallo come Varenne, che ha vinto perfino il Grand Prix d'Amérique qualche anno fa, insomma, la dice lunga rispetto anche a quanti investono, diciamo, in questo settore. Però mi piacerebbe parlare con lei, Valeri, dell'Hippo Vacanza, perché molti bambini sono sedotti dall'idea di fare un Hippo Vacanza. Innanzitutto, in cosa consiste? E in questa fiera cavalli quali informazioni si possono ottenere per poter fare un Hippo Vacanza? Allora, l'Hippo Vacanza per i bambini è di sicuro un'esperienza meravigliosa per avvicinarsi al mondo del cavallo. Ci sono agriturismi, strutture, centri ippici che sono specializzati in questo, per insegnare i bambini a montare in sella correttamente e a vedere il territorio visto dal dorso di un cavallo, che è una cosa completamente diversa da una passeggiata a piedi. Fiera Cavalli oramai da anni dedica un padiglione al turismo, che è il padiglione 1, dove le strutture, le regioni, le province, i centri e quant'altro possono esporre e presentare tutto quello che è il mondo del cavallo, visto come modo e mezzo per fare del turismo consapevole. Fiera Cavalli tra l'altro quest'anno debutta con un marchio, che è il marchio Horse Friendly, che è la prima certificazione per le strutture attrezzate a ricevere ospiti a cavallo, quindi una sorta di distintivo per tutti coloro che vogliono fare un viaggio a cavallo. Quindi avvicinandosi ad una di queste strutture sapranno di essere nel posto giusto per la propria vacanza. Ecco Maria, ci saranno una quantità incredibile proprio di protagonisti, quindi di cavalli, qualche migliaio se non ho letto male, e da quanti paesi del mondo? 3.000 cavalli da quante nazioni? 25 paesi che partecipano a Fiera Cavalli, con oltre 750 aziende, per cui sono 60 le razze che arrivano da tutto il mondo, 35 le associazioni allevatoriali, per cui abbiamo veramente tutto, abbiamo dalle razze italiane ai cavalli americani, dal cavallo spagnolo al puro sangue lusitano, dal sella italiano ai pony, abbiamo veramente di tutto, i cavalli frisone, i baroque pinto, abbiamo veramente un sacco di curiosità da vedere. È molto 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 bello e affascinante il mondo che è, ecco, ci ripetiamo noi che non siamo dei frequentatori, ahi noi, non c'è stato tempo, l'idea che ha sfiorato Pierluigi di dedicarsi qualche giorno magari scoprendo la natura a cavallo, credo sia una splendida idea per le prossime vacanze, magari un lungo weekend. Ci salutiamo. Beh, sì. Dottoressa, ma assolutamente, quindi andiamo in Verona Fiere per tastare con mano anche questa possibilità, visto che una mezz'oretta fa ci siamo occupati di storia in rassegna stampa, mentre voi parlavate, vi ascoltavo, ho cercato di scavare nella memoria, mi sono fatto aiutare da Google, confesso, perché ero sicuro di Bucefalo, il cavallo leggendario di Alessandro Magno, non ricordavo il nome del cavallo di Napoleone, che oltre a essere bianco, pare, non si sa, non c'è certezza, il cavallo bianco di Napoleone, ecco, si chiamava Marengo. Marengo. Esatto. Marengo, perché lo condusse in battaglia proprio qui da noi in Italia, sì. A Marengo, e da allora lui si affezionò. Ma una curiosità, sai che il cavallo bianco per noi è un'altra cosa, cioè abbiamo un'altra immagine, no? Però va bene, corre sulla spiaggia, esatto. Ho una curiosità però, vorrei chiedere, prima di salutarla, alla signora Valeri, quanti cavalli ha e come si chiamano? Lei? Ma io purtroppo non ho più cavalli, perché continuando a lavorare nel mondo del cavallo non riesco ad avere cavalli, non ho tempo, e i cavalli hanno bisogno di tempo, di cura e di attenzione, però ho tanti amici che li hanno e di conseguenza posso montare a cavallo ogni tanto, non spesso ma ogni tanto lo faccio. Il mio cavallo preferito, il mio cavallo del cuore, si chiama Tormento. Bello. È un cavallo di pura razza spagnola. Bellissimo. Sì. Bello. Maria, c'è un bellissimo messaggio che mi ha mandato un'ascoltatrice con cui sarebbe bello chiudere, molto breve: quando vai a cavallo prendi in prestito un po' di libertà. È la verità. La grazie. Ringrazio. Grazie, una buona giornata. Presto. Grazie ragazzi, anche a voi vi aspettiamo a Fiera Cavalli 25-28 ottobre. Grazie. Viva a i presto. Cavalli! Lui è un cavaliere del tempo. Don Antonio Mazzi, buongiorno. Sì. Io sono specializzato in somari ed asini. Stamattina faccio una battutaccia. Vai. Perché è ora che la faccia. Sono normali solo quelli che camminano sulle strisce col telefonino nell'orecchio, in Italia, È una bella provocazione, Don Mazzi, questa, È una battutaccia, io veramente qualche volta vorrei dire. Ecco, hai ragione. Detto che io ho fatto una figuraccia, perché ho detto chi se ne frega delle giornate mondiali e stiamo per occuparci di una, vabbè, ma non era rivolta assolutamente a Gilberto Di Petta, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana per la Psicopatologia Fenomenologica. Ho detto bene, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Di Petta, grazie per aver accettato innanzitutto il nostro invito. Ovviamente Prego. Non c'è bisogno di una giornata mondiale della salute mentale per parlare di un argomento che invece tocca la vita di tutti noi tutti i giorni. Sono stati diffusi dei dati sullo stress, ne soffrono 9 italiani su 10 e la metà sottovaluta i sintomi o non se ne preoccupa, ignorando danni e conseguenze. Lei conosce molto bene la materia e da tanti anni fa un lavoro egregio proprio sul tema. Le chiedo, per quale motivo la gran parte delle persone fa fatica a riconoscere questo sintomo e in qualche modo a recarsi da uno specialista per curarlo? E guardi, lei mette il dito sulla piaga, perché purtroppo, come dire, la mente umana non ha l'opacità, la consistenza del corpo, per cui il corpo è visibile, materiale, chiunque ti può dire che non ti muovi bene oppure che hai un colorito diverso, mentre invece il disturbo mentale è molto più silenzioso, pervasivo, e spesso il soggetto lo tollera. Alcuni sintomi si chiamano egosintonici, per cui il soggetto non se ne accorge, altri sono distonici ma se ne accorgono gli altri, il soggetto rifiuta di ammetterli, perché ci vuole una certa consapevolezza e autocoscienza per capire che c'è qualcosa di sé che non va, e poi la richiesta di aiuto è legata ad un aspetto di colpa e di vergogna che è ancestrale. Pensi che la psichiatria c'è solo da 200 anni, mentre invece la medicina c'è da quando l'uomo è sulla terra. Quindi avere una malattia non è una colpa, avere un disturbo mentale o un disagio psichico in qualche modo coinvolge anche la responsabilità del singolo, e questo porta a ritardare l'intervento, le cure. Senta, Di Petta, sono molto provata dall'informazione che 9 italiani su 10 ne soffrirebbero. Non sono numeri che fanno pensare anche magari a qualcos'altro? Sì, questi sono numeri che un po' sono dilatati, perché oggi con i moderni sistemi di classificazione diagnostico-nosografici, come dire, si tende a patologizzare un po' in eccesso. E l'altro aspetto è quello che il criterio tra normalità e patologia non è così chiaramente definito, e un po' c'è anche una tendenza rifugiarsi dietro un'etichetta diagnostica di fronte a una serie di difficoltà di adattamento della vita che prima si affrontavano con delle modalità, come dire, più tradizionali, più rituali, più empiriche, magari adesso rientrano nell'ampio novero delle patologie di stress. Dottor Di Petta, dovremo tornare a parlare, se lei è d'accordo, naturalmente concedendoci anche più tempo. Per il momento grazie. Come ogni giorno ospitiamo un direttore di giornale, questa volta del settimanale Oggi. Torna con noi Umberto Brindani. Buongiorno Umberto. Buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno direttore. Allora, domani esce il nuovo numero di Oggi, il settimanale delle famiglie italiane, ma nel numero ancora in edicola capeggia l'editoriale di Brindani dal titolo Aiuto, le bollette. E Brindani scrive: avrei una modesta proposta per restituire un po' di popolarità al governo. Vuole raccontarla anche ai microfoni di RTL 102.5, Brindani? Beh, molto brevemente, Pierluigi, si tratta di questo. Il governo si sta occupando di grandi numeri e di grandi riforme, molto discusse, molto discutibili, criticate, che sono al centro delle polemiche politiche ed economiche, però c'è un settore che credo tormenti le famiglie italiane e anche i singoli italiani, diciamo, tutte le persone che hanno a che fare con le bollette di gas, luce e acqua. Siamo nel periodo di passaggio dal cosiddetto mercato a maggior tutela al mercato libero. Adesso non voglio, come dire, entrare nei dettagli. Diciamo che a partire dal prossimo anno molto probabilmente dovremo scegliere fra 10, 20, 30 offerte diverse per le bollette dell'energia, diciamo, no? E questa è una cosa complicatissima, nel senso che già capire una bolletta è un problema, ci vuole una laurea in ingegneria. Figuriamoci capire un contratto nuovo, confrontarlo con altri sulla base dei consumi presunti, dei metri quadri e di quant'altro. Allora io dico, caro governo, occupati anche un po' di noi, poveri cittadini, alle prese con le bollette, e fai in modo che paghiamo il meno possibile. Perché nel frattempo si scopre che dal 1° ottobre le bollette sono aumentano di nuovo del 6,5%, e di tutto questo nessuno parla, e sono poi spese che vanno a incidere pesantemente sui bilanci delle famiglie, soprattutto delle famiglie meno abbienti. Tutto qua.
E questo è assolutamente vero, inevitabile poi con la manovra, le polemiche, ci si concentra su grandissimi numeri, la macroeconomia, la micro finisce un po' sotto il tappeto. A proposito di quello che sta accadendo in queste ore, direttore Brindani, sorridiamo anche un po', perché aiuta a vivere soprattutto di prima mattina. Allora, la storia della politica italiana è fatta anche da spettacolari gaffer. Potrò citare il ha già capito, potrò citare il presidente Leone che faceva le corna, Berlusconi che faceva anche lui le corna, con le corna che fece arrabbiare la regina Elisabetta, quindi Toninelli è buon ultimo adesso, non è che ha inventato un genere, è un ottimo interprete. Beh, lui è, direi che è, diciamo, la star di questo genere, diciamo, tra il politico e lo spettacolare, perché raccontare che esiste il tunnel del Brennero, mentre il tunnel del Brennero è tuttora in costruzione e non si sa quando finirà, è previsto per il 2025, ma poi ci saranno naturalmente altri ritardi. Denota, diciamo, una certa distrazione, siccome il ministro Toninelli non è la prima gaffe che fa, certamente questa fa, come dire, va ad accumularsi e fa ridere. Non è il primo, tra l'altro sui tunnel c'è, come dire, tutta una casistica, no? Perché ricordo, se non ricordo male, la Gelmini di Forza Italia, era lei? Sì, sì, citata, lei. Sì, l'abbiamo citata stamattina. Sì, esatto, che parlava del tunnel però, tra la Svizzera e il Gran Sasso. Non so voi, secondo me resta assolutamente impagabile e insuperabile Berlusconi che fa arrabbiare la regina. Non so sì, voi, meraviglioso, la fa innervosire, sì. Perché poi la regina, siccome fa la regina, non voleva neanche sbilanciarsi troppo, era bellissimo, vero? Sì, al momento vince lui, direi, vince sono lui, d'accordo. Senti Brindani, però, domani esce, però mi date l'idea per un servizio, visto? Su tutte le più clamorose gaffe, certo. Bene, abbiamo fatto una piccola riunione di redazione della settimanale oggi on air. Senti Brindani, domani esce, io passo da lei al tu, comunque va bene così, sì. Allora domani, direttore, esce il nuovo numero di oggi, cosa c'è in copertina e quali ingredienti al suo interno? Guarda, in copertina abbiamo una strepitosa Elisabetta Canalis che sta per tornare in TV su Canale 5 con L'Isola di Pietro e Gianni Morandi, un servizio fotografico bellissimo e un'intervista molto carina. E poi abbiamo due notizie, se volete ve le snocciolo rapidamente. Una è abbiamo le foto esclusive del presunto nuovo amore di Asia Argento, che è un artista e un attore americano che si chiama Elias Franco, e sono stati paparazzati e beccati insieme per le vie di Firenze e sembra che Asia abbia trovato forse qualcuno su cui, con cui consolarsi dei suoi al guai. Al volo l'altra, direttore, al volo? L'altra al volo riguarda Cristiano Ronaldo, come sapete è sotto schiaffo per un presunto stupro ai danni di questa ragazza. La cosa che nessuno ha ancora detto è che a giudicare se Ronaldo sarà colpevole o meno, e attenzione, secondo la legge americana rischia addirittura l'ergastolo, sarà un giudice donna, e questa è una cosa che tra l'altro si chiama Escobar, un cognome piuttosto, diciamo, che richiama altre cose. Vabbè, e questa è una cosa che non depone, diciamo, a favore di una possibile soluzione. Direttore Brindani, grazie e alla prossima volta. A voi. Buongiorno al leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, per onestà intellettuale va riconosciuto che la prima legge di iniziativa parlamentare di questa legislatura è proprio sua, è la legge Meloni sui seggiolini salva bebè. Allora, da mamma e da politico, quanto è importante per lei questa vittoria? Ma guardi, tantissimo, la ringrazio per la domanda, nel senso, io sono chiaramente fiera che una legge che ha come obiettivo quello di impedire che accada ancora la tragedia di vedere dei genitori che dimenticano i loro bambini in auto e questi bambini che sostanzialmente muoiono di asfissia accada ancora. Quando io ho letto di queste notizie, immagino con chiunque che abbia un bambino, ma anche come chiunque che non ce lo ha, sono rimasta atterrita e mi sono chiesta semplicemente che cosa si potesse fare. Una cosa si può fare: io ho una macchina e mi è venuta così l'idea, che è automatica, che se quando la provo a chiudere senza aver messo il cambio nella giusta posizione mi suona il clacson e non mi consente di chiudere l'auto, non ho capito perché non si possa fare se si ha un bambino seduto dietro e tenti di chiudere l'auto mentre te ne vai. E quindi ho scritto questa proposta di legge per dotare obbligatoriamente chi ha dei bambini piccoli di questi dispositivi che esistono già sul mercato, e sono molto contenta del fatto che sia stata approvata all'unanimità, che sia l'unica legge di iniziativa parlamentare approvata in questa legislatura, e che noi siamo la prima nazione
ad avere nel mondo legiferato su questa materia, nonostante sia un problema diffusissimo. Negli Stati Uniti un bambino ogni 10 giorni muore così, e quindi voglio dire, la mia speranza è che siamo di buon esempio, che da qui a qualche anno tutte le nazioni avranno una legge così, e che quindi tutte le macchine saranno dotate di dispositivi di questo genere come dispositivi di serie, e noi avremo salvato la vita a qualche bambino. Ma se anche ne salvassi una sola, varrebbe la pena di tutto i 25 anni di impegno politico che ho alle spalle. Basti pensare a quegli incredibili casi di cronaca che poi a noi tocca anche naturalmente seguire, raccontare, cioè, con la voce, cioè. non dico, non potrà mai essere indifferente, ma insomma ognuno fa il suo mestiere, quindi non puoi far trasparire più di tanto l'emozione, certo. Lei può immaginare che cosa possa significare. E guardi, si è aperto anche, si aprono dei dibattiti su questo tema, perché poi no, c'è il dibattito di dire se dimentichi tuo figlio in auto sei un mostro. Io non lo so, chi dimentica i figli in auto è un troppo mostro. Facile, onorevole, troppo questa facile. Questa società ormai si aspetta troppo un po' troppo facile. Da tutti, no? Perché penso che tutti quanti qualche volta, quelli che hanno un bambino, si sono girati verso il seggiolino del proprio figlio e gli è istintivamente venuto un tuffo al cuore. A me è successo, perché noi veramente facciamo troppe cose, per cui nel dubbio, voglio dire, siccome la modernità, tra tanti limiti, ha anche qualche vantaggio, il vantaggio è che c'è una soluzione ai problemi molto spesso, questa è una soluzione facile e noi l'abbiamo messa in campo, e quindi bene, andiamo avanti. Meloni, a lei piace molto fare i suoi post sui social, insomma c'è questo di ieri che è abbastanza significativo, lei ha postato una foto di Juncker, insomma un po' preoccupato, no? E dice, vedrà, non ci sarà più niente da brindare dopo le europee di maggio. Allora anche lei crede che cambierà tutto con le prossime europee? Assolutamente sì, credo che con le prossime europee ci sarà, diciamo, una grande mutazione dell'assetto europeo. Credo che sia una buona notizia, credo. In che direzione, onorevole, cambierà tutto? Beh, nella direzione di avere un'Europa, come spero, insomma, quella per la quale noi lavoriamo, quella per la quale lavora Fratelli d'Italia, e quindi chi vuole costruire quell'alternativa sa come deve votare le prossime elezioni europee, è un'Europa che non stia più in mano ai burocrati, ai tecnocrati, agli interessi della grande finanza speculativa, perché a noi hanno detto in questi anni che chi combatteva questo assetto europeo era nemico dell'Europa. La verità è che i nemici dell'Europa sono quelli che hanno trasformato un sogno di solidarietà, una grande civiltà, nel club di un gruppo di usurai, perché questo è stata l'Unione Europea in questi anni, con le sue politiche cieche e ridicole che hanno impoverito milioni di persone, interi stati nazionali. E noi pensiamo che rimettendo, diciamo, più potere, più libertà nelle mani degli stati nazionali e condividendo invece grandi materie, cosa che l'Unione Europea in questi anni non ha fatto, si possa costruire un futuro diverso. Scusi, ma le pare un'Unione Europea nella quale noi condividiamo la lunghezza delle zucchine? Ma se poi la Francia di al tempo di Sarkozy vuole bombardare la Libia perché gli dà fastidio che la Libia abbia un rapporto privilegiato con l'Italia nell'approvvigionamento energetico, si può fare? Io dico, facciamo che ognuno si produce la zucchina lunga quanto gli pare e magari decidiamo insieme se si bombarda la Libia oppure no, perché la Francia ha bombardato la Libia e il caos migranti ce l'abbiamo noi, e ci dobbiamo pure sentire le elezioni di Macron. Insomma, dai. È così. Allora, onorevole Meloni, la cosa che mi ha colpito delle sue prossime iniziative è quello che lei vuole mettere in campo gli stati generali del turismo a Sanremo e gli stati generali del sud in Basilicata. Non ho ben capito, in cosa consistono queste due iniziative? Ma guardi, noi stiamo diciamo in questa fase che, come sa, è molto delicata perché si discute la manovra economica. Sapete anche che la nostra posizione verso il governo non è mai stata una posizione né, diciamo, di assenso acritico né di dissenso acritico o diciamo pregiudizievole, per cui noi valutiamo i provvedimenti del governo cercando di dare una mano a fare bene, dopodiché se quei provvedimenti sono buoni li sosteniamo, se non lo sono non li sosteniamo. La manovra economica così come è impostata fino ad oggi non mi convince. Mi pare che ci sia, diciamo, una tendenza a spendere tutti i soldi di cui si dispone, che già non sono molti, tra l'altro spesi in deficit, quindi con ulteriore debito fatto per i nostri figli, sostanzialmente in spesa corrente per iniziative di carattere assistenziale. Ma l'Italia in realtà ha bisogno di investire. L'Italia ha bisogno di credere in chi produce, ha bisogno di credere in chi lavora, ha bisogno di credere nelle imprese, ha bisogno di difendere le sue imprese anche da acquisizioni estere, ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di mettere gli italiani nella possibilità di competere a termini pari. Purtroppo su questo manca molto nella manovra, e quindi noi stiamo andando sia, diciamo, nel nord produttivo, un po' tradito, diciamo così, dal lavoro che finora ci pare si stia facendo sulle materie economiche, avendo insomma i 5 Stelle, mi pare che stiano un po'
dettando la linea, e non è un bene, perché loro, le loro politiche non sono dissimili da quelle che faceva la sinistra fino a poco tempo fa, e quindi andiamo a parlare in una serie di, diciamo, distretti industriali di quel nord per cercare di sostenere le ragioni dei produttori, di chi vorrebbe assumere, di chi vorrebbe combattere la burocrazia, di chi vorrebbe che venisse mantenuto l'impegno. Onorevole, purtroppo il tempo praticamente è terminato, scusi, e al sud subito, il turismo anche al sud, esatto, lei lo ha detto, andiamo anche al sud, dove purtroppo non mi si può dire, come dice Tria ieri in Parlamento, beh, per il sud non c'è niente perché c'è già il reddito di cittadinanza. Francamente io non penso che l'unica risposta che si può dare al sud sia manteniamo le persone disoccupate. Io penso che la sfida sia trovare lavoro a quelle persone, e non si fa col reddito di cittadinanza. Onorevole, buon lavoro. Grazie a voi. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.